Bella raga, ciao a tutti, siamo alla scoperta del nuovo trail che sto costruendo nella zona di Scandiano, sulle colline della zona di Scandiano. È ancora top secret, prima o poi, una volta terminato, vi dirò dov'è, ma al momento rimane chiuso, solo per chi viene ad aiutarci a dare una mano per riuscire a terminare in tempo. Ora siamo nell'area chill, quest'area qua, non so se si vede, adesso metto fuoco, secondo me quell'area qua verrà tutta aperta per mettere tavolini, sedie e quant'altro. In quella parte qua si inizierà con la linea da dirt, mentre in quella zona qua inizierà la parte del trail, di uno dei primi sentieri del trail. E da quel lato lì non ci sarà nessun drop, e alla partenza almeno, e si riuscirà a scendere molto fluido. Dopo vi farò vedere da che parte è l'entrata, mentre in quella zona qua, poco più avanti, sempre partendo qua dalla nostra area chill, in questa entrata ci sarà un droppino alto 1,20 m con un gap di circa 3 metri. Ma ora vi faccio vedere la partenza del dirt. Si parte da quest'albero qua, adesso non so come fare le inquadrature. C'è tutto questo bellissimo discesone. Adesso giro la videocamera, se riusciamo. Ok, qua è la partenza, dove più o meno in questa zona qua farò un salto in discesa, dove una volta atterrati, adesso ci sono tutti questi zoccoli di alberi qua che dovrei tirare via. In questa parte qui faremo una sponda, e su questa area dritta tre salti da dirt. Il primo partirà da qua, 1, 2 e 1, 3, con in fondo quella sponda là, che ormai sono 4 giorni che ci lavoro. In questa parte qua verrà il drop per saltare dentro quell'area qui, dove poi vi farò vedere tutti i vari sentieri. I vari sentieri, per ora uno, perché stiamo costruendo, con una sponda, contro sponda e uno spondone gigante sotto, che dopo vi farò vedere. Per chi non farà il drop potrà scendere da questa parte qua, quell'albero qua verrà tolto, così riuscirà a scendere senza nessun problema. Ora vi faccio vedere a cosa sto lavorando alla fine del dirt per finire la sponda, perché subito dopo i tre salti da dirt con la sponda ci sarà uno step up non tanto alto, giusto per chi finisce la linea avere un mezzo saltino dove poter provare il trick. Ora sto facendo tutta questa curva, devo sbancare da qui fino a quell'albero là, togliere tutta la terra per poter fare lo step up, e dopo zappando ancora in cima fare un po' di atterraggio ma leggero, così da poi riuscire un domani, se vogliamo, aprire la line facendo delle altre curve, girando dietro la sponda e collegandosi agli altri sentieri. In questa fascia qua devo aprire, perché in questa zona verrà un drop all'incirca alto 2,20 m, dove si salta da questa parte e si atterra qui dentro. Ora vi riporto nella parte del primo sentiero, del primo trail, che è sempre quello dove adesso sto facendo lavorare i miei amici, che io penso più che altro alla linea da dirt. Tutti i sentieri, diciamo che
sono un po' frutto della mia immaginazione. Cioè, la prima volta che sono venuto su ho guardato più o meno come utilizzare le varie contropendenze, i vari alberi per potersi appoggiare, e è uscito questa linea qua. Qua dopo il drop si atterra, hai questa sponda molto chiusa, così uno un po' meno bravo, scendendo a freni tirati, riesce ad appoggiarsi e usare la controsponda, altrimenti un'altra persona un po' più esperta può prenderla a salto e atterrare direttamente dentro questa super curvone che stiamo ultimando, che stanno ultimando perché io sto scavando su, verrà tutta questa sponda gigante, dove alla fine di questa sponda, per chi è un po' più pratico, può saltare direttamente nella linea sotto. Infatti ho lasciato uno spazio un po' più dritto, mentre chi invece è un po' meno pratico può utilizzare questa chiocciola continuando a salire. Qua non si scava, adesso dovrò aprire e pulire a modo il sentiero, dove poi da questo albero qua si utilizzano questi altri tre, appoggiandosi all'ultimo per riuscire a fare un altro spondone per poter continuare, e atterrando nella parte dritta, dove da qua quelli un po' più pratici possono sgheppare direttamente dentro. Qua avrà un'altra sponda, non si vede dal video, ma qua è tutto in contropendenza, quindi è molto facile anche riuscire a reperire tutta la terra per fare le sponde. Quest'albero qui che è in mezzo lo sto tenendo come punto di riferimento, perché da qua partirà un altro salto dove si atterrerà qua più sotto, e poi vediamo come continuare la linea. Il droppone grosso da 2,20 m, 2,5 m, dipende come verrà, si scende giù di là e dopo si unificano le due linee. E niente, questo è un po' il lavoro che sto facendo. Se siete della zona di Reggio Emilia, Modena, tutti quanti più o meno qua vicino a Scandiano, e avete voglia di venire a darmi una mano a costruire, potete trovarmi sempre qua, mi scrivete sui social, Fabrizio Rivi, e sia Facebook o Instagram, dove volete, e vi dico dov'è il posto. Vi chiedo solo un favore: per chi verrà o chi vorrà venire a dare una mano a costruire, non portate troppa gente, al di fuori di chi poi davvero viene a girare in bicicletta. E niente, da questo super lavorone vi ringrazio per la visione, seguitemi sui social per vedere tutti gli aggiornamenti, se non riuscite a venire a darci una mano direttamente, però un domani volete venire a provarli, e sto lavorando per voi. Alla prossima!